intervenire, non tanto sui numeri, non sono di mia competenza, mi sono un po' per consentire di concentrare la mia attenzione del sindaco sulle relazioni legislative della giunta comunale. Suppongo che quelle relazioni le abbia scritte, le abbiano scritte gli assessori, o quantomeno gli assessori le abbiano fatte proprie attraverso l'esame di quello che gli rispettivi dirigenti hanno loro sottoposto. Nel suo caso, caro sindaco, la sua segreteria, ovvero lei, dice che è stato inoltre garantito lo svolgimento di commemorazione e celebrazioni civili sia di carattere territoriale che nazionale, attività assunte dalla segreteria sindaco in sostituzione e supplenza di quello che nell'ambito dell'organizzazione strutturale ponente di norma è l'ufficio cerimoniale. Lei ricorderà che io nel settembre 2006 protocollai una precisa richiesta affinché lei provvedesse a istituire, una specifica figura professionale affinché si interessasse del cerimoniale, perché conoscendo la tempo, caro sindaco, la sua giovialità, la sua amabilità, che purtroppo ahimè può essere scambiata per giurarità dei cittadini, onde evitare figure e figuracce, io le chiesi di istituire una figura a tempo cerimoniale. Cosa che non è avvenuta, e oggi il suo stesso ufficio dice ci siamo fatti un mazzo al di fuori perché sono nostre specifiche competenze, che Dio ce l'ha fatti buona, che forse qualche volta ce l'è stata bene, qualche volta no. Quindi questo è un appunto che mi sento di fare a chi ha scritto e a lei che ha avallato questa relazione che la riguarda. Per quanto riguarda questo specifico tema, devo verificare che manca una relazione attuale di professore Cigno, il cui carico mi sembra sia scaduto da tempo, e mi risulta che ogni anno, insieme al mondo consultivo, in relazione civico deve fare una propria relazione, così come devono fare tutti i rappresentanti comunali nei rispettivi enti. Per esempio, non c'è una relazione che riguardi l'istituto di provvidenza, anche lì abbiamo un rappresentante da tempo, io non so chi è, non ho mai capito, mai saputo, non sono riuscito a saperlo, ma non ho mai visto in questi anni una relazione di questo componente che pure ci rappresenta in seno a questa istituzione. Quindi sotto questo profilo le relazioni sono passate molto scarse, molto carenti, e quasi se non si avesse nulla da dire, nulla da fare, a significare che oggi se assessori saremmo stati più che sufficienti, è la cosa che io vado a ventilare da tempo. Per quanto riguarda l'urbanistica, desidero che l'assessore urbanistica, allora saltiamo un po' l'assessore urbanistica, che è l'aspetto premiante di cui voglio discutere. Per l'assessore, prego, l'assessore presente in sala, non è il proposto, sì, sì, ma certo, perché ci vuole andare in pace, come di abitudine. Era di fronte, addirittura. Io leggo nella sua relazione, assessore, che si è in attesa del piano di governo del territorio e ANAS del piano delle regole a fine per l'istituzione di un regolamento edilizio la cui bozza è stata preparata e pronta dal 2007. Lei ricorderà che uno dei primi atti posti in questo Consiglio Comunale è la richiesta di revisione di modifica del regolamento edilizio. Ne discutemmo, mi fu detto sarebbe stata pronta nel 2006, poi nel 2007, poi nel 2008, qui oggi si dice che verosimilmente col piano delle regole ci sarà un regolamento edilizio di riferimento. Errore, perché se qualcuno, e lei forse è il dirigente di competenza, ha conoscenza di cosa vuol dire PGT e cosa vuol dire il piano delle regole, assessore, il piano delle regole che si divide in tre punti, il piano delle regole, la base può per provare, la base è sempre. Il piano delle regole individua le aree destinate all'agricoltura, il valore paesaggistico ambientale, stabilisce le geometrie e i limiti consentiti, determina le modalità per la perequazione, la individuazione, la disseminazione, la compensazione. Questi sono aspetti squisitamente urbanistici che nulla hanno a che fare con l'aspetto veramente stilistico, che si passa il termine, che riguarda il regolamento edilizio. Sono due cose completamente diverse. I tecnici, la cittadinanza, gli operatori del settore immobiliare sono in attesa di questo regolamento. E ripeto, ci siamo anche offerti alcuni consiglieri
dice di formalizzare questo regolamento, ci propone noi all'attenzione del Consiglio Comunale, ci dice che è pronto 2007, ma ribadisco, non si può aspettare ancora altri anni in attesa del piano delle regole del PCT per l'attuazione di questo regolamento di vista. Sono due cose completamente diverse, questo da significare che avete idee chiare, cosa significa PCT, cosa significa piano delle regole, cosa significa. Cosa significa il regolamento di vita? Quanto tempo ancora? Ecco, 5 minuti. Chiedo scusa, vuol dire che troverò la seconda volta. Ma certo, tutto prima. La prima è un'eccezione criminale e pregiudiziale. Sì. Il regolamento non distingue i tipi di intervento. Presidente, scusa, sono molto costruttivo, non possiamo più fare eccezioni. Ma lei ogni volta viene eccezioni su tutto. Dieci minuti per quanto riguarda, poi no, non